1.47-1, chiaramente il suo miglior clone adesso stanno girando in 1.55 contro l'1.49 di Art. Perde 6 secondi a giro, ma diamo la linea a Camilla Ronchi che è in pit lane. A te Camilla. Con Luca Barbetti, Pirelli Motorsport, a questo punto la gara la vince chi ha fatto la scelta migliore per quanto riguarda le gomme. Tu mi dicevi che con le gomme rain si può arrivare però anche alla fine della gara senza problemi. Sì, buongiorno a tutti, sicuramente sì, ci sono state scelte molto diverse. L'80% della griglia è partita con gomme da asciutto, un 20% con le rain. Quando sono partiti stava non piovendo, quasi asciugando, ed era ancora difficile da decidere. Adesso è peggiorato il tempo di nuovo e molti stanno cominciando a rientrare, quelli con le slick, perché non riescono più a però le gomme rain, mi dicevi che essendo una gara sprint reggono fino alla fine. Sì, anche se si fosse andato a asciugare sicuramente sarebbero arrivate alla fine con un po' di difficoltà di guidabilità, ma sicuramente arrivavano alla fine. Sono gomme con mescole abbastanza dure, con gare corte di 20 minuti, quindi solitamente, come in altre occasioni, sicuramente riuscivano ad arrivare a fine gara comunque in sicurezza. Grazie. Prego, salve. Grazie Camilla. Sì, la scelta delle gomme è stata, come del resto vi avevamo già avvisato, assolutamente determinante. È molto importante questa analisi che ha fatto il tecnico della Pirelli, perché chiaramente a questo punto chissà se i tecnici di Guzman si sono informati, hanno chiesto quale fosse la durata delle gomme rain per in condizioni di questo tipo, per una gara di questo tipo, quindi di questa lunghezza di 28 minuti, ma sicuramente accorciata dalla presenza della safety car. Se lo avessero fatto hanno giocato una carta vincente. Eh sì, infatti vediamo che Guzman adesso ha già un buon margine di vantaggio di 2,7 secondi su Artem, la terza posizione di Schumacher, ma piove intanto e va fuori Ciantini, peccato, vediamo, si fa fatica chiaramente a stare in pista, impatta contro le barriere di pneumatici, chiaramente nessun danno per il pilota, ma peccato per il ritiro di Diego Ciantini. Mentre vedete che si piove sempre di più, mentre mancano ancora 9 minuti, che non sono pochi, più un giro alla fine della gara. No, è sicuramente ancora tutto in discussione. Sempre più piloti rientrano, vedo, in pit lane per il cambio dei pneumatici. Questa è Viera, però sicuramente ancora non ci sono ancora distacchi che possano consentire di ritenere chiusa la gara. Quindi ancora tutto può succedere, vediamo Vips alle prese con Correa, lotta per la quarta posizione, davvero bravi perché tutti e due hanno gomme slick, pensate, io davvero non so come facciano a stare in pista, sono molto bravi a dosare evidentemente il gas. Alle loro spalle c'è Siebert che intanto dall'undicesima posizione al via è ripartito ed è in sesta, cioè è rimontato ed è in sesta posizione, ma intanto attenzione perché entra la safety car chiaramente per rimuovere la vettura di Ciantini che è rimasta in una via di fuga, e questo, Giovanni, potrebbe andare a determinare la gara. Potrebbe andare a determinare la gara. Per riprendere quello che dice, si vedono sicuramente dei grandi controsterzi, quindi i ragazzi sono bravi a controllare le macchine. Invece in queste condizioni lasciami dare una nota di colore per quel che riguarda il motore. Forse il motore in questo momento è sicuramente, ovviamente, meno sollecitato di quanto poteva essere ieri. Le temperature danno una mano, quindi oltre ad avere queste condizioni di bagnato che già di per sé sono molto difficili, hanno sicuramente più potenza disponibile alle ruote, quindi ancora più difficile da gestire. E quindi veramente un applauso per questi giovanissimi piloti. Vi ricordo che Mick Schumacher è in terza posizione, è secondo in classifica, a pari punti con Guzman che è leader e che quindi, così rimanendo le cose, lo scavalcherebbe in classifica di campionato, mentre Siebert, che è il leader, si trova in questo momento in sesta posizione, ma con un distacco di 2 secondi, non elevatissimo, ma adesso chiaramente i distacchi vengono tutti annullati dalla neutralizzazione della gara. Vedete adesso tutte le monoposto sono dietro alla safety car perché devono entrare i mezzi per andare a ripristinare le condizioni di sicurezza della pista, e quindi va rimossa la monoposto di Ciantini. Nel frattempo noi quindi osserviamo anche, vediamo quali piloti appunto hanno le gomme rain e quelle slick, da quelle immagini qui vediamo con il numero 20 invece ha parcheggiato
nella ghiaia, si tratta di Kevin Kratz, anche lui, quindi gara finita purtroppo. La scelta delle slick è stata davvero una scelta non azzeccata, ma appunto, come dicevi Giovanni, vediamo intanto Kratz che si gira, rischia anche. È andata bene, sì, in condizioni di safety car è un peccato uscire veramente, perché sono le condizioni che permettono di riazzerare tutti i distacchi e quindi di essere pronti ad un'eventuale nuova ripartenza. Adesso bisognerà vedere quanto tempo rimarrà la safety car, quindi è veramente un peccato. Eh sì, davvero, intanto appunto sono uscite diverse monoposto, anche quella di Fernandez, di Sebastian Fernandez, ce lo indica la grafica in sovraimpressione nel nostro monitor dei tempi, oltre a quella di Diego Ciantini e quella di Kratz. Quindi una gara difficile, ma del resto devo dire, Giovanni, che spesso avviene che il Formula 4 poi per un motivo o per un altro, quindi entrano le safety car, c'è qualche comunque elemento di sorpresa poi che va a rimescolare un po' le carte in tavola rispetto a quelle che sono le aspettative. Impossibile, sì, scommettere sul Formula 4. Impossibile. Formule propedeutiche, se non si insegna a guidare ai piloti in queste occasioni è difficile poi farlo in futuro. In questo sicuramente la federazione, che mette a disposizione un servizio di tutoraggio guidato da Raffaele Gianmaria, che sta facendo un lavoro incredibile, dà una mano non indifferente. E intanto grazie Giovanni Delfino per questa esaustiva spiegazione su quello che è appunto la motorizzazione del Formula 4, e intanto noi vi diamo una aggiornamento sulla classifica, che è rimasta chiaramente cristallizzata dall'ingresso della safety car. Avete visto, la gara è stata dichiarata interrotta con bandiera rossa, del resto mancava molto poco allo scadere del tempo regolamentare, non avrebbero potuto cambiare le cose perché evidentemente è stato necessario molto tempo per rimuovere le tre vetture che erano in pista, e vi diciamo quindi ormai con assoluta certezza che Guzman ha conquistato la vittoria davanti ad Artem, con Schumacher in terza posizione. Importante comunque, nonostante le gomme slick, aver mantenuto la terza piazza, molto bravo Mick Schumacher. La quarta posizione di Yuri Vips, la quinta di Correa, la sesta posizione, questo sì che è un colpo per il campionato, per Marcus Siebert, il leader, che comunque è partito undicesimo, rimonta fino alla sesta piazza. Poi Diego Bertonelli è settimo, Raucci ottavo, De Francesco nono e Simone Cunati va a completare la top ten. Quindi per quanto riguarda i rookie si conferma Yuri Vips come leader, visto che già lo era, mentre è anche vero che i conti bisognerà farli alla fine del campionato, perché mancano ancora ben sei gare tra Imola e Monza, e più altre due qui, quindi mancano ancora altre otto gare, tanti punti ancora da segnare, però e anche gli scarti poi che dovranno essere effettuati, perché ci sono tre risultati da scartare. Esattamente, lo prevede il regolamento. Direi che qui i primi tre in classifica, quelli che sono arrivati qui a Vallelunga con le prime tre posizioni in classifica, possono ritenersi tutti e tre vincitori, perché Guzman ha fatto la scelta vincente con le gomme, Schumacher è riuscito a rimanere miracolosamente terzo con queste condizioni di bagnato, e Siebert sicuramente ha fatto un balzo in avanti rispetto a quelle che erano state delle qualifiche diciamo poco soddisfacenti. Bravo anche la new entry, è un rookie tra l'altro, Artem, che era partito dalla sesta posizione, che come potete vedere arriva in seconda piazza, quindi questo è l'ordine di arrivo: Raul e Guzman Marchina davanti ad Artem Petrov, poi Mick Schumacher, Yuri Vips, Juan Manuel Correa, Marcos Siebert sesto, Diego Bertonelli, Giuliano Raucci, Devlin De Francesco, Simone Cunati. Dalle bandiere ai lati dei nomi potete vedere che le nazionalità sono svariate, come vi dicevamo in apertura: Giacomo Bianchi undicesimo, Van Uytert dodicesimo, poi Lorenzo Colombo, Leonard Hugenboom, Jan Leon Schlom, Riccardo Ponzio, Fabien Volvend, l'unica rappresentante delle quote rosa, in diciassettesima posizione, e poi via via tutti gli altri. Questi sono i festeggiamenti. Vi ricordo quindi che dalle zone alte della classifica sono assenti a questa gara Mauricio Baez e Ifeye, che tra l'altro è leader della stessa serie ma di nazionalità francese, quindi è andato a difendere la sua leadership, dove appunto lì è in corsa per il titolo.
ma qui intanto Marco Siebert, Mick Schumacher, Raul Marchina Guzman e lo stesso anche Mauricio Baez, se rientrerà a partire dalla prossima gara, potranno contendersi il titolo fino all'ultima gara. Bravo Guzman ad azzeccare anche la scelta delle gomme insieme alla sua squadra. Chiaramente immagino, Giovanni, che sia, loro sono giovanissimi, ma chiaramente possono dire la loro sulla scelta dei pneumatici, sì, visto che sono loro in macchina. Alla fine è come giusto che sia, il rischio è tutto loro, quindi è giusto che siano loro che diano poi il parere definitivo per il pneumatico da scegliere. Siamo pronti per l'intervista, linea Camilla. Congratulations, Raul. So a brave choice to start on wet when the track was also dry. Quindi una scelta coraggiosa tua e del team, quella di partire con le gomme da bagnato quando il tracciato non era del tutto bagnato. Yeah, great choice from the team. Great strategy. This victory is for them, and it's a good point for all the team, because also my team it finished P2. So good race and good strategy. Chiaramente il primo ringraziamento va al team che ha azzeccato la strategia per quanto riguarda le gomme e una grandissima vittoria. Adesso al podio, so you can go to the podium, thank you very much, e la linea torna a fiammetta. Gli highlights di gara 1 del campionato italiano di Formula 4 sul circuito di Vallelunga, la pole position di Yuri Vips, in prima fila con lui Mick Schumacher, suo coéquipier nel Prema Power Team. Si parte in regime di safety car a causa della pioggia che si abbatte sul circuito di Vallelunga proprio pochi minuti prima del via. Il tempo inizia a scorrere fin dal primo giro dietro la safety car e dopo circa 9 minuti si va a rientrare la safety car e quindi inizia la vera e propria bagarre. Parte molto bene Mick Schumacher, che qui vediamo sorpassa il suo compagno di squadra Yuri Vips, ma la scelta delle gomme Rain sarà determinante e quindi il sorpasso di Guzman, che avverrà, questo è il sorpasso invece di Artem, anche lui un pilota che ha scelto le gomme Rain e che chiuderà in seconda posizione. Qui abbiamo uno dei momenti decisivi della gara, è l'uscita infatti di uno dei nostri di Diego Ciantini, che nonostante il cognome italiano è in realtà di nazionalità svizzera. Escono poi anche altri piloti, fortunatamente senza conseguenze per i piloti stessi, ma entra la safety car e viene poi decisa la fine anticipata della gara in regime di bandiera rossa quando mancano 2 minuti allo scadere del tempo regolamentare, quindi con la vittoria di Guzman davanti ad Artem, la terza posizione di Schumacher e poi Vips e Correa, con il leader della classifica di campionato Marco Siebert in sesta posizione. E quindi possiamo vedere da queste immagini che la pioggia ha cominciato a scendere ancora più copiosamente, Giovanni, qui sul circuito di Vallelunga. Davvero incredibile, perché questa mattina fino a un'ora fa c'era un sole incredibile. Un sole bellissimo, sì, è vero. Ha compaginato un po' i piani probabilmente di tanti team e piloti, però ha reso la gara divertente. Credo probabilmente che la scelta comunque di dare bandiera rossa sia stata poi alla fine la scelta corretta. C'erano ancora molti piloti con gomme slick, di conseguenza poteva sicuramente diventare una situazione pericolosa. È stata fatta una scelta saggia. Assolutamente, eccoci intanto al podio con appunto, come vi dicevamo, la vittoria importantissima per il campionato di Guzman, la seconda posizione di Artem e la terza di Mick Schumacher. Noi siamo pronti per i saluti, io ringrazio Giovanni Delfino, responsabile di autotecnica per la gestione dei motori di Abarth, di essere stato con noi. Grazie Giovanni, ti aspettiamo per le prossime. Grazie a voi. Un saluto da Fiammetta alla Guzman e buona continuazione con gli ACI Racing Weekend.